In consiglio regionale abbiamo proposto una legge che doveva abolire i vitalizi. Ci è stata bocciata. L'ufficio legislativo ha detto che è incostituzionale. Allora, attualmente in regione Toscana c'è una legge che prevede una riduzione temporanea del percentuale dei vitalizi esistenti che stanno percependo tuttora gli ex consiglieri. La riduzione viene effettuata in scaglioni in base a quanto viene percepito dagli ex consiglieri. Noi, in linea con quello che è il nostro Movimento 5 Stelle, vogliamo contribuire a quella che è la spesa istituzionale e riteniamo che questa spesa per i vitalizi sia indecorosa, sia assolutamente da rifiutare. Pertanto quello che è l'aumento della riduzione di questa percentuale sarà un nostro progetto, un nostro fine continuo. Inoltre la Corte Costituzionale pone dei limiti sulla materia, dei limiti di temporaneità, di ragionevolezza e di proporzionalità. Abbiamo quindi deciso un aumento del 50% dei tagli che vengono già effettuati adesso. Attualmente in Regione Toscana si spendono 4.600.000 euro per pagare i vitalizi. E quelle che sono le cifre, i risparmi che noi andremo ad accumulare saranno destinati a un fondo per la lotta della povertà e delle diseguaglianze sociali.